Sempre quella.
saluto a tutte le autorità presenti. Voglio aprire questa manifestazione con un pensiero. Chi si batte per la libertà di pensiero proprio perché combatte una battaglia che ha già vinto in se stesso, lo fa per difendere o affermare anche e soprattutto la libertà del pensiero altrui. Questo è un pensiero del giornalista Alberto Giovannini. A questa celebrazione, i 150 anni dell'Unità d'Italia, che è stata proclamata ufficialmente il 17 marzo 1861, quando Vittorio Emanuele II è stato nominato re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. In unione con l'onorevole Presidente della Repubblica, anche noi oggi vogliamo riflettere sul processo di unificazione e di costruzione dell'identità italiana. Il programma delle celebrazioni che si svolgono a Squillace, una delle più significative città che hanno contribuito al processo unitario italiano sul 150° dell'Unità d'Italia, è stato definito e diramato dal Comune con una nota del sindaco Guido Rodi e della consigliera delegata Berenice Brutto. Tale programma, al quale contribuiscono le scuole e le associazioni, si incentra soprattutto nell'omaggio alle figure dei grandi patrioti squillacesi e all'inaugurazione dello storico Palazzo Assanti, restaurato coi fondi europei e destinato a Casa delle Culture. Il popolo di Squillace celebrò la prima festa il 9 settembre del 1860, dopo l'entrata in Napoli del generale Giuseppe Garibaldi. Yeah.
17 marzo 2011 siamo qui riuniti per ricordare quel 17 marzo del 1861, data di nascita dell'Italia Unita, e per rendere omaggio agli eroici figli della città di Squillace, che non esitarono a rispondere all'imperativo categorico di combattere sino alla morte per i loro ideali, liberare l'Italia e farne una nazione unita. Guglielmo Pepe, Florestano Pepe, Giuseppe Pepe, Damiani Assanti, Felice Assanti Pepe, Agazio Carnevale, Domenico Rodio, essi, immolandosi per i loro ideali, hanno scritto una pagina importante alla storia d'Italia. Ma accanto a questi eroi che noi ricordiamo, ce ne sono tanti che ugualmente hanno dato la loro vita per la patria ed di cui noi non conosciamo i nomi, ed anche a loro deve andare il nostro pensiero memore e riconoscente. La città di Squillace è stata generosa con la patria, moltissimi suoi figli si sono immolati per lei, e accanto ai ritratti degli eroi menzionati c'è infatti un lungo elenco dei cittadini di Squillace morti nell'adempimento del loro dovere. Da quel 17 marzo sono passati 150 anni, che possono essere molti o pochi. L'Italia da quella data è una, dalle Alpi agli estremi confini del sud. Parliamo tutti la stessa lingua. Abbiamo messo insieme tutte le nostre diversità e le nostre peculiarità, i nostri usi e le nostre tradizioni. Ma l'unità d'Italia è ben altro, è qualcos'altro. Io penso, credendo di interpretare i sentimenti vostri, che essere italiani, figli di una patria una ed unita, significhi sentirsi fratelli, avere un cuore solo, consapevoli che l'unità d'Italia non è solo una data da ricordare e da spolverare ogni 17 marzo, ma piuttosto una conquista continua, un divenire, un cammino quotidiano a cui tutti dobbiamo partecipare. Anche in questo momento storico, in cui i confini dei vari stati sono allargati e annullati e la globalizzazione ha aperto nuove frontiere, noi dobbiamo sentirci orgogliosi di essere italiani, desiderosi, pur partecipando all'inarrestabile processo di unificazione globale, di custodire e conoscere le nostre radici, la nostra storia, la nostra cultura, perché non possiamo costruire e programmare il futuro se non conosciamo il nostro passato. L'unità d'Italia è dunque non solo una data da ricordare, ma un impegno comune per renderla sempre viva ed attuale. E da questo continuo processo di unificazione dobbiamo tutti partecipare, soprattutto, e mi rivolgo a voi giovani, soprattutto a voi giovani, tu, Matteo, Andrea, Margherita, Francesco, Toni, l'unità d'Italia siete voi, dipende da voi. Essa è un grande mosaico di cui voi ragazzi siete le tessere più importanti ed insostituibili. E adesso io invito i più piccoli a chiudere per un attimo gli occhi e a visualizzare com'è la nostra Italia. Certamente nelle vostre classi avete la cartina d'Italia. L'Italia ha la figura di uno stivale. È uno stivale che dà l'idea del movimento, del camminare avanti. Ma lo stivale, se non c'è chi lo muove, chi lo conduce, chi lo spinge, non va avanti. Ma chi è il motore di questo stivale dovete essere voi, con i vostri sogni, perché bisogna sognare, programmare, progettare e realizzare, con il vostro impegno, col genio italiano che è in ognuno di voi. A noi adulti spetta il compito di tramandarvi i ricordi, la nostra storia, la memoria del nostro passato, delle nostre conquiste nel campo della scienza, delle arti, della cultura, del commercio, dell'industria, e anche la memoria dei nostri errori. Sì, la memoria dei nostri errori, perché quest'ultimi non abbiano mai più a ripetersi. Questa quotidiana conquista si basa sulla libertà, sulla democrazia, sulla legalità, sulla cultura, sulla solidarietà, sull'accoglienza, sulla condivisione, sull'amicizia e sul senso morale. Solo se il nostro agire quotidiano, le nostre azioni, anche le più piccole, si basano su questi principi, possiamo dire di avere compreso il messaggio che ci hanno tramandato i nostri padri fondatori. E con questi sentimenti e con l'esortazione a essere sempre orgogliosi della nostra patria,
vi invito a sventolare le bandiere che avete in mano per unirci alle altre migliaia di bandiere che oggi sventolano in tutta Italia, gridando tutti insieme buon compleanno Italia, viva l'Italia, grazie. Grazie dottoressa Brutto. Lettera al prefetto del sindaco Conini, che documenta l'immediata ed entusiastica adesione di Squillace alla conclusione dell'epopea dei Mille e alla costituzione dell'unità italiana. Squillace, 9 settembre 1860. Signore intendente, al giungermi ieri sera il lieto annuncio del felice ingresso in Napoli del prode nostro dittatore Garibaldi, le campane suonarono a distesa. Replicate scariche di mortaretti e fuochi artificiali, nonché illuminati i balconi, le finestre e i magazzini si fecero, manifestando così ed avvertendo il popolo di sì grata novella, ai quali segni tutti convenivano nella piazza maggiore della città. Si percorrevano quindi la immensa torma delle strade, fra due file di ardenti fiaccole, al seguito dell'italiana bandiera e di un'effigie del dittatore, levandosi dai cittadini tutti e guardia nazionale a luogo ordinata. Altissime grida analoghe alle circostanze, esprimendo in tal modo, entusiasticamente ma in buon ordine, l'unanime giubilo a cui ogni pezzo caldo una morpata e s'apriva. Stamane, poi, ho fatto erigere due sgabelle d'altare, l'uno nella chiesa cattedrale, l'altro, poi, nel capo di guardia, situando in ciascuno di essi la reale effigie di Sua Maestà Vittorio Emanuele. La stessa gente della precedente sera, non meno che il corpo municipale, la guardia cittadina, il monsignor vescovo, il giudice reggio e quanti vi erano impiegati nel governo del paese, convenivano nella cattedrale stessa, ove concordemente si intonava l'inno ambrosiano, rendendo vivissime grazie all'Altissimo per sui fausti di correnza. Mentre al fine della funzione si ripetevano nazionali avviva e prolungate scariche di fuochi e mortaretti in segno di gioia. Rapporto tutto ciò all'autorità sua per esserne intesa e mi riservo di mettere la specifica della spesa occorsa per impartirne l'analoga autorizzazione. E tanto si è in adempimento di quanto ella prescrisse con riferito foglio della data di ieri, comunicatomi da questo giudice in pari data. Il sindaco Vincenzo Conini. Verbale del capitolo cattedrale di Squillace, provincia di Calabria Oltre Seconda, comune di Squillace. Verbale. Oggi 11 del mese di novembre dell'anno 1860, nella città di Squillace, nella cattedrale chiesa di questa medesima città, nell'atto che si è riunito l'illustrissimo e reverendissimo signor vescovo Don Raffaele Morisciano, il reverendissimo capitolo, clero e popolo per celebrarsi nella forma più solenne e pubblica col festino con l'inno di ringraziamento all'Altissimo per trionfare ingresso in Napoli Vittorio Emanuele d'Italia. In tale ricorrenza si è proceduto all'estrazione delle cartelle per i maritaggi della donzella povera ed oneste da pagarsi al signor Don Vincenzo Baldaia di questa stessa città, giusta il solito, a norma del legato di fondazione del fu signor canonico arcidiacono La Rocca, il quale, benché aveva stabilito di procedersi a tale estrazione nella notte del Santo Natale di ciascun anno, pure nella suddetta ricorrenza del festino come sopra, si è creduto da questo signor sindaco procedersi all'estrazione in parola in tal giorno, invece della notte di Natale, 25 del prossimo dicembre di questo corrente anno, 1860. Perciò si è redatto il presente verbale per cautela. Fatto, chiuso in Squillace, oggi suddetto giorno, mese ed anno come sopra. Agazio Maria Canonico, cantore Maida. Non risparmia Squillace il suo comprensore di Cisano, impegnato nella faticosa ricostruzione materiale del terremoto del 1783, che, prima di ogni altro evento, spazza via l'antico regime.
gli spiriti eletti dei Mattei e dei Rossi di Montepaone, trapiantati a squillaggi con vincoli di sangue e di studio, quello dell'abate Gregorio Aracri di Stalettini e dei canonici Agazio Chillai e Domenico Pelaggi. Di giovani come Cianci, Carigliani e gli Schipani avevano diffusamente instillato le idee dell'illuminismo e della rivoluzione, incoraggiando la stagione aperta della Repubblica Partenopea, che vedeva in questa piazza il 13 febbraio 1799 piantato l'albero della libertà. Ad Andria le ferite di Florestano Pepe e a Napoli il carcere duro per Ferdinando, Giovan Battista e Guglielmo Pepe, quest'ultimo condannato a morte a soli 16 anni. Nei primi decenni dell'Ottocento i due fratelli Pepe diventano i capisaldi della rivoluzione, mentre in città e in Calabria tessono le file delle vendite carbonare per alimentare segretamente i progetti di libertà, unità e indipendenza della patria. Intorno a loro una vasta e profonda ondata di patriottismo travolgeva i sentimenti dei giovani di Squillace e di diversi sacerdoti, apertamente schierati su posizioni liberali e patriottiche, pur mantenendo vivo il sentimento religioso e di attaccamento alla Chiesa. Dio e patria, era il grido che allora si propagava nei cuori calabresi, anelanti di sconvolgere la tirannide borbonica per unire la patria italiana. A Squillace, come a Girifalco, a Maide e soprattutto come a Catanzaro, a Maide e soprattutto a Girifalco, era attiva la setta Gioventù Italica e Fratellanza, alla quale partecipava sistematicamente il dottor Antonio Cosentino, nativo di Ischia Ionia e sposato a Squillace, condannato a 25 anni di carcere duro dalla Gran Corte Criminale di Catanzaro. Le tappe decisive del nostro risorgimento sono quindi segnate dal protagonismo dei nostri grandi concittadini. Nel 1820 e 21 i moti e la Costituzione a Napoli sotto la spada di Guglielmo Pepe, i moti e la prima autonomia regionale a Palermo con la sapiente guida di Florestano Pepe, che rifiuta i Borboni e onori e prebende. La prima sfortunata guerra contro gli austriaci, capeggiata da Guglielmo Pepe ad Androdoco. Nel 1844 a Cosenza, dove si fucilano i fratelli Pepe, e a Napoli con la cospirazione il carcere di Cosimo e Damiano Assanti. Il favoloso 1848 e 49, con le battaglie accanto a Carlo Alberto e l'eroica difesa di Venezia da parte di Guglielmo Pepe e Damiano Assanti. Nel 1859 i moti di Napoli con il carcere per Agazio Carnevale e la guerra accanto a Vittorio Emanuele con una schiera di prodi volontari di tutte le nostre famiglie. Nel 1860, al seguito di Garibaldi, nel riscatto del Meridione, con un gruppo di garibaldini, tra i quali ancora Guglielmo Assanti, Damiano Assanti, eroe a Volturno, Felice Assanti Pepe, poi deputato per 3 legislature, Carlo Barbieri e Pietro Assanti, sottoposto a domicilio coatto. Nel 1861, l'insediamento a Torino del primo Parlamento, dove siamo rappresentati da Damiano Assanti. E nel 1866, sulle Alpi Giudicarie, per la liberazione del Trentino con Giuseppe Pepe e lo studente liceale Domenico Rodio, che muore a 19 anni dopo Bezzecca. Fu un moto popolare e una schiera di uomini generosi che si votarono ai grandi ideali patriottici e che scelsero caparbiamente la patria senza tradire Dio, tanto da non poter dimenticare l'impegno anticipatore del garibaldino Achille Pazzari di Stalettini, che è eletto deputato dopo aver sconfitto il grande Giuseppe Carducci a Bozza, a Copanello e a Mongiano, i suoi programmi per la conciliazione tra Stato e Chiesa. Bravo. Il plebiscito a Squillace. Sappiamo che il 7 settembre 1860 Garibaldi arriva trionfalmente a Napoli. Squillace festeggia entusiasticamente questo evento e il vescovo Monsignor Morisciano partecipa personalmente al tripudio del popolo, presidendo, intonando egli stesso il Te Deum in cattedrale. Mentre il sindaco Vincenzo Conidi, in data 9 settembre, comunica all'intendente di Catanzaro con la lettera traboccante di delirio patriottico la festa che ha travolto il popolo squillacese. Anche la votazione del plebiscito si svolge nei giorni 21 e 22 ottobre 1860, nella chiesa dell'Immacolata, senza scossoni. Squillace vota compatta per il sì, 663 voti e nessun no, e così tutti i comuni della diocesi. 4.274 sì nel circondario di Squillace. Solo in alcuni, quelli gravitanti, sullo stabilimento di Mongiana e sulla ferriera di Schilo, per ovvi motivi compaiono alcuni no. Consistenti a Brognaturo, 37 no e 229 sì. A Fabrizia, 100 no e 29 sì. A Mongiana, 20 no e 77 sì. Significativi a Spadola, 9 no e 109 sì. A Simbario e Serra.
anche se giustamente il professor Cingari ricorda che a questi coraggiosi che si espongono bisogna aggiungere la vasta estensione che costituisce il vero quantum del dissenso. Anche in questa occasione Squillace improvvisa festeggiamenti trionfali, ma la lettera del sindaco Conidi del 6 novembre al governatore non accenna a funzioni religiose. Questi epici eventi, che fanno onore alla comunità non solo di Squillace, porteranno i nostri giovani a combattere ancora, fino al sacrificio della vita, per il compimento dell'unità. Nella prima guerra mondiale del 1915-18, nella seconda del 1940-45 e nella guerra di liberazione dal nazifascismo. E pertanto, con grande entusiasmo ed orgoglio, che noi giovani squillacesi salutiamo questo 150° anniversario dell'unità e ci impegniamo a operare per rafforzare la civiltà e la democrazia del nostro paese, forti di questo glorioso contributo per la nostra città. Ha offerto per la causa della libertà, unità e indipendenza dell'Italia. Non allunga la mano, ecco. Questo antico palazzo, dimora vita della famiglia Santi, asilo segreto di patriottiche cospirazioni, restaurato e abbellito coi fondi dell'Unione Europea, viene dal comune restituito alla città e alla cultura, celebrandosi il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e il secondo centenario della nascita del generale Damiano Assanti, qui cresciuto e temprato, prima di spiccare il volo per le epiche gesta nel 1844 a Napoli con il comitato insurrezionale, nel 1848 a Curtatone a Montanara, a Venezia con lo zio Guglielmo Pepe, nel 1860 a Milazzo e al Volturno con Giuseppe Garibaldi, per i lunghi esili a Parigi, Londra e Torino, per le aule vibranti del primo Parlamento, deputato e senatore dell'Italia Unita, a Torino, a Firenze e a Roma Capitale. L'amministrazione civica, Squillace 9 luglio 2009, che è il secondo centenario della nascita di Assanti, e 17 marzo 2011. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà, noi vogliamo sempre.
solo una cosa. Il professore Runga ha ricordato qualche cosa importante, cioè Cassiodoro, la prima fase della missione di Cassiodoro di un regno italico, cioè al VI secolo, e poi anche di un'Europa, di un'Europa cristiana. Non a caso Cassiodoro è tra i padri fondatori della cultura cristiana europea. Però io voglio dire con grande emozione, ricordarlo a me stesso, ricordarlo a tutti noi, ricordarlo ai nostri ragazzi che hanno partecipato in modo così intenso e così vivo e vivace, che proprio questo territorio che va dal Golfo di Sant'Ofelia, Plavetino, al Golfo di Squillace, 7 secoli prima della venuta di Gesù Cristo, un grande uomo, un grande anche statista, che era Aristotele, disse che da qui si partì il nome Italia. Basta leggere La Politica, 7° capitolo di Aristotele, ricorda quindi il nostro nome, quello di Squillace, è del comprensorio, ovviamente non parliamo di una stretta comunità, eccetera, di quello che significava questo nome, è collegato insieme a quello di Lamezia al nome Italia. Basta leggere La Politica, non è una cosa che viene. Quindi su questo punto di partenza che ci inorgoglisce, come ci inorgoglisce questo grande contributo, convinto contributo, che la nostra città e il nostro comprensorio, quindi anche tutti i paesi vicini, hanno dato all'unità d'Italia in termini di eccellenza. Vedete che un po' ci siamo anche passando, eccellenza arcivescovo, abbiamo rimarcato come la società civile di un secolo fa, una società illuminista, quindi molti pensano ed erano atteggiamenti quasi anticlericali, camminassero di pari passo, almeno nella sostanza, per questo processo di avanzamento, di unità, di coesione, di libertà. Cittadini e clero. Io non posso dimenticare Gregorio Aracri di Staletti, non posso dimenticare tanti sacerdoti di Squillace e dei paesi vicini che rischiano anche il patibolo, non posso dimenticare tutto ciò che intorno al clero, alla chiesa, alla comunità cittadina, alle società segrete hanno costituito questo verbo che ci ha portato a questo momento forte dell'unità, quel momento forte di cui il Presidente della Repubblica, a cui il Presidente della Repubblica ieri sera e oggi e tutti i giorni ci richiama costantemente. E l'eccellenza prefetto Repuccio ha avuto l'amabilità nel ricevermi qualche mese fa al momento del suo ingresso a Catanzaro e in un cordiale e amabile colloquio, parlando dell'unità d'Italia, ci disse come molti sciupano questo momento storico. Chiudo questo aspetto per dire, io mi sento triste quando penso al sacrificio di Guglielmo Pepe per liberare Venezia, mi sento triste quando penso al mio congiunto, al mio prozio, giovanissimo, 19 anni, l'avete visto anche, Domenico Rodio, che muore a 19 anni a Bezzecca con Garibaldi per liberare il Trentino. Questa unità l'abbiamo voluta soprattutto noi meridionali. Oggi la dobbiamo difendere a tutti i costi e convincere anche coloro i quali si comportano in modo ingrato verso questo processo di unità, che l'unità non è assolutamente un punto di ritorno. È un punto di non ritorno. Noi dobbiamo andare avanti e vogliamo andare avanti. Questo palazzo, dove c'erano riunioni segrete, anche quando si parlava tra Presidente Verdi, quando la famiglia Santi organizzava il percorso in questo salone, balli, feste come si facevano nell'Ottocento, era un modo per incontrarsi segretamente e cospirare per creare questa unità.
Finisco dicendo ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i miei concittadini, consentitemi che cominci da loro. Tutto quello che facciamo, nel bene e nel male, perché nessun uomo può dire che non sbaglia, anche il sindaco, anche l'amministrazione sbaglia, ma ci muove questa forte e tenace volontà di riportare Squillace, ma con Squillace tutto c'è, tutto ciò che significa un grande passato e un grande impegno per il futuro, a guardare avanti, ad essere ancora protagonisti nella storia dei tempi moderni. Detto questo, io ringrazio tutti, dopo i miei concittadini, il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale, lo dico, il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza che vedo magnificamente anche qui rappresentata, e tutte le associazioni che hanno contribuito e contribuiscono, non escluso coloro i quali, diciamo, sono storici oppositori nostri, ma io ho apprezzato molto, lo devo dire, una lettera del manifesto che ha fatto la sezione del Partito di Rifondazione Comunista, che è questa, che mi è stata data, in cui si esprime l'apprezzamento all'impegno dell'amministrazione per dare questi momenti forti. Dopo questo verranno altre cose che sono già in via, del Castello, la piazza Castello, le strade, alcune strade principali del centro storico e tante altre cose. Con loro ringrazio tutti i sindaci che si sono succeduti in quest'arco di 150 anni, dal primo che avete sentito, Vincenzo Conini, fino a chi mi ha preceduto, anche che ha preceduto prima di me, ma soprattutto a quest'ultimo che mi ha preceduto. Io l'avevo invitato, mi sono fatto un dovere e un piacere di invitare l'amico onorevole Guido Mantella. Purtroppo le sue condizioni di salute non l'hanno consentito, ma è qui con noi a parlare con la famiglia, perché con lui, con Guido Mantella, abbiamo combattuto battaglie comuni per oltre 50 anni per il progresso della Calabria, ma per il progresso soprattutto di Squillace, anche questo edificio. Si deve, caro Mario, all'impegno dell'amministrazione di Guido Mantella, l'acquisto del palazzo. Questo palazzo era diventato un palazzo privato, un palazzo quasi abbandonato, molte decenni fa era sindaco Mantella, io ero con lui anche nel Consiglio Comunale, facendo in modo che passasse al comune, però non basta che un edificio passi al comune per poi farlo diventare una cosa deteriore e senza un obiettivo. Ecco, noi abbiamo restituito l'obiettivo, la cultura, che è il punto fondamentale di Squillace con Cassiodoro, e portando qui l'Istituto Cassiodoro, ma anche il museo, non vedo, era qui pure la professoressa Raimondo che sta, ecco, mi nascondete sempre, sta allestendo il museo civico per il Modigliano, insieme a te, però, amico Alfredo, sarà un altro passo importante al piano sottostante, avere insieme al museo diocesano che ha quattro passi anche il museo civico finalizzato soprattutto al Medioevo, perché la nostra collina soprattutto nel Medioevo recita alcuni momenti forti. Ma con lui ringrazio, e con loro ringrazio tutti coloro che hanno lavorato. Ringrazio il professore Francini che mi è stato sempre vicino e ha compreso dall'alto della sua cultura e della sua professionalità come esperto docente di urbanistica all'Università di Cosenza della Calabria, e ha dato il meglio, ma l'ha dato con amore. Ecco, io vi sono grato e continuiamo a lavorare in questa direzione. Ma ringrazio in particolare per questo aspetto, e non solo per questo aspetto, eccellenza Ciliberti, ma anche Monsignor Cantisani e Monsignor Vicario, per quella che è stata la vicinanza della fase di ospitalità dell'Istituto Cassiodoro nell'edificio cosiddetto ex casa delle Panciute. Questa sera io e Squillace sappiamo quello che vuole dire, eccellenza.
prevento, caro Presidente Vandaferro, caro Onorevole Mario Tassoni, illustre autorità ambientali, io vorrei, eccellente Commendatore e signor Questore, ma tutti uno per uno vorrei chiamarvi per dirvi, voglio rappresentare soprattutto la caserma Florestano Pepe di Catanzaro. Lei, comandante della compagnia dei carabinieri di Gilbao, ma uno per uno, i sindaci lo ringraziano di tutti, anche quelli che vedo qua dentro, ovviamente sono compresi in quell'arco temporale storico. Ecco, ringrazio tutti voi che siete venuti, presidente della comunità montana, consigliere Rogiano, non mi posso, se no non la finirei, ma voglio dire che ho capito e capiamo, e i sindaci, i colleghi sindaci, molti colleghi sindaci stasera sono impegnati nei loro comuni per celebrare, per fare la stessa festa. Molti di voi hanno ritenuto di rinunziare a questo e ad essere qui insieme con noi in questo centro significativo della cultura, della storia, della religiosità e spillaggio. Io vi sono grato, cari amici e colleghi sindaco, per questa solidarietà che mi avete dato e che ci avete dato. Spillaggio vi è grato, vedo i magistrati anche, i giudici di pace, quindi dico, finendo questo, anch'io mi unisco a questo grande coro di gioia che si è mosso in tutta Italia e in questo segno di auguri. Auguri Italia, buon compleanno. Certo, non è che è passato il 17, poi ce ne dimentichiamo. Io poi vorrei vedere, ecco, a livello di impegno, di responsabilità da parte dei sindaci, ma anche della politica in genere, quello che avverrà dopo. Noi dobbiamo sentirci italiani 365 giorni all'anno e in Calabria ancora di più, se non altro per recuperare quei ritardi di crescita annosi sono il male endemico di questa terra e costringono tanti ragazzi ad abbandonare la Calabria, pur avendo un territorio sicuramente con grandi pregi di natura storica, paesaggistica, naturalistica, da sfruttare, da promuovere con politiche adeguate, equilibrate in un contesto di ecocompatibilità ed ecosostenibilità. Io penso che poi tutti alla fine ci sentiamo italiani. Penso che ci sia in coloro che hanno detto pubblicamente che non avrebbero celebrato questa giornata, ci sia una certa venatura che la collegherei a ragioni di carattere fiscali e a ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Fiscale perché certuni ritengono di pagare le tasse e mentre noi ne pagheremo di meno al meridione e dissipereremmo magari le risorse.
questo sul terreno appunto fiscale, mentre sul terreno dell'ordine e della sicurezza pubblica voi sapete benissimo che hanno un comportamento molto più rigido, diciamo un atteggiamento nei confronti degli stranieri e della loro entrata in Italia. Io dico, ecco, la democrazia che è costata sangue, sudore, fatica, perdite vite umane, consente a tutti di poter esprimere liberamente il proprio pensiero ovviamente che io posso dire opinabile, però in un contesto di democrazia ci sta tutto. Questo è il bello appunto della democrazia, fatto di dialogo, di confronto, di dialettica, a volte anche esacerbata, anche dura, velenosa, astiosa, ma è la democrazia, è grazie a Dio e grazie agli uomini, agli eroi, ai martiri che ce l'hanno data, e noi possiamo continuare magari anche a litigare, però penso che in fondo poi tutti ci sentiamo italiani. Per chiudere, orgoglioso di essere italiano? Ma io guardi, io sono meridionale quanto voi, sono napoletano, si sentirà sicuramente si avverterà dalla mia inflessione. Dico che bisogna essere orgogliosi di questa Italia, orgogliosi di avere una storia così complessa, difficile, fatta di lutti, di sangue, fatti anche di tanti giovani, più che ventenni, che sono andati a morire per darci la libertà, la democrazia. E giustamente il Presidente della Repubblica mette continuamente in luce questi aspetti, sentirci italiani, la voglia di stare insieme, la voglia di guardare al nostro passato con un grande orgoglio, un orgoglio di appartenenza e di identità. Io vorrei un pensiero dal sindaco da mandare anche a tutti gli amici che stanno fuori dalla nostra Calabria. Il pensiero è questo, che noi quando celebriamo questi momenti forti e anche simbolici ed emblematici dell'impegno di comunità intere o di comunità significative come quella di Squillace, è quello di collegarsi anche con tutti questi nostri concittadini, amici che stanno fuori dalla patria, che stanno fuori dalla nostra terra, ma che si sentono sempre legati a questa terra e che insieme con noi devono lavorare come lavorano per il progresso della nostra terra. Oggi gli chiedo, nella ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia, il significato che può avere oggi ai nostri giorni con tutto quello che abbiamo intorno. Per noi è un grande significato perché abbiamo l'esercito italiano ha dato tanti gloriosi e ardimentosi ufficiali e anche soldati che hanno fatto l'Unità d'Italia sacrificando spesso la loro vita e quindi dando anche un contributo di sangue per l'Unità dell'Italia. E sono contento di vivere questa giornata perché credo di essere fortunato di essere vissuto in un periodo in cui possiamo celebrare questi 150 anni dell'Unità d'Italia e che quindi i discorsi fatti da mio padre, da mio nonno e anche dal bisnonno vedo che oggi insomma vedo realizzata questa Italia, per cui la vivo personalmente, sono orgoglioso di questo. Perché tante voci stonate fuori da quella che è questo sentire comune del popolo e della società civile? Forse perché non c'è più questa grande passione, siamo ancora ad una ricerca dei 150 anni della nostra identità, non siamo forse una comunità che ha raggiunto la sua pienezza e noi vogliamo che questa celebrazione serve per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. Oggi deve essere il momento della unità, della vera unità. Anche se ci sono segnali inquietanti e noi dobbiamo superare questi segnali inquietanti e queste contraddizioni, e l'unità del nostro paese può venire fuori se tutte le intelligenze e se tutte le creatività rimangono ovviamente nella nostra realtà. Questo è lo sforzo che tutti quanti dobbiamo fare, le istituzioni, gli enti locali, soprattutto la regione, ecco, ritrovarci insieme per trovare degli spazi e per rompere le congiure delle individualità e degli egoismi. Ricordare l'Unità d'Italia non solo per retorica, io l'ho detto stamani, né l'enfasi retorica che svuota di contenuti, né tantomeno il ricordo dei tempi passati, perché poi si perde quel calore di partecipazione popolare umana. Bisogna rinnovare giorno per giorno e oggi più che mai c'è bisogno di ritornare a quei valori dell'Unità d'Italia, posto che tra l'altro io stamane nel mio comune ho parlato di una nuova forma di resistenza, che non è quella della resistenza più di imbracciare le armi o darsi alla macchia, ma a fronte di ministri o di parlamentari leghisti che ancora si permettono di alzarsi durante le commemorazioni e di andare alla buvette del Parlamento
o di dire che il tricolore è il sostituto della carta igienica. L'avevo voluto dire, questo dovrebbe sollevare un moto di indignazione da parte di tutti, prescindendo dal colore politico, e dire che certe persone non dovrebbero stare quantomeno alla guida del paese. Rinnoviamo i fasti di una volta, il Risorgimento italiano è stata la pagina comunque più bella, con tutte le sue contraddizioni, la pagina più bella d'Italia, i sentimenti popolari, nazionali, le necessità, nella diversità di fare comunque un corpo unico, che è quello che è l'Italia unita. Speriamo che questi insegnamenti poi ci rimangano per il futuro. Beh, oggi 17 marzo del 2011 ricorre l'anniversario della Unità d'Italia e Squillace in particolare è memore di questa data, perché molti cittadini di Squillace hanno contribuito a scrivere questa storia, questa pagina di storia dell'Italia. L'Unità d'Italia è un progredire continuo, non è una data solo da spolverare in alcune occasioni, ma è una unità che si costruisce giorno per giorno, con l'ausilio, l'aiuto e l'impegno di tutti i cittadini, basandosi sulla democrazia, sulla libertà, sulla legalità, sulla fratellanza, sull'amicizia e sul senso morale. Questi sono i pensieri che ci devono guidare in questa nostra costruzione continua dell'Italia. Grazie. E che pensa Lia dell'Unità d'Italia? Ma io sono un soggetto un po' atipico, perché sono nata a Bergamo, ho vissuto negli Stati Uniti, ora vivo a Roma e viaggio in tutta l'Italia per il mio lavoro, per cui non sento tanto le differenze. Molte persone mi fermano e mi dicono: ma sai, noi quest'unità ancora non la sentiamo. Io forse sono diventata veramente cittadina un po' di tutte le regioni italiane, e noto ovviamente delle differenze di tradizioni, ma le vivo come un arricchimento personale, non le vedo come una discrepanza, le vedo semplicemente come una cosa che mi arricchisce. E forse sarebbe bello se potessimo percepire veramente queste differenze come un motivo per conoscerci e in qualche modo completarci. Questo sarebbe molto bello. Sì, garibaldino è un aggettivo che oggi dobbiamo anche, come dire, relegarcelo addosso in maniera però consapevole. Non essere ingenui, ma essere garibaldini, credere sempre in un ottimismo e soprattutto credere anche nei propri limiti, superare a volte, come diceva la nostra amica qualche minuto fa, i sogni bisogna pure cercare di alimentarli. È una battuta di un bel film di Ferzan Özpetek: non bisogna sopravvivere ai propri sogni, bisogna viverli.